Approda in Consiglio Comunale a Pescara il bilancio di previsione 2024. La maggioranza di centrodestra conta di approvare lo strumento finanziario entro la fine del mese di dicembre. Le forze di opposizione, dal canto loro, annunciano battaglia e presentano circa 1000 emendamenti. Venendo alle cifre, un bilancio che si caratterizza per quali aspetti? Allora, per quanto riguarda il sociale, che abbiamo anche fatto un passaggio con i sindacati, abbiamo incrementato di oltre 300.000 euro lo stanziamento dello scorso anno, raggiungendo il record dei 14 milioni di euro sul sociale. Quindi attraverso i 78 servizi che in qualche modo vengono erogati nella città di Pescara nel corso del 24, saranno attenzionate tutte le fasce deboli della città. Quindi sarà l'eccezione andare a individuare un intervento spot per dare una risposta. Quindi siamo soddisfatti ma non abbassiamo la guardia. Se ci saranno nuove esigenze, ovviamente le interverremo anche finanziariamente laddove sia possibile per poter rispondere in maniera compiuta. Questo è un bilancio che nasconde purtroppo il fallimento di questi 5 anni, non risolve nulla della città, basti pensare al fatto delle mense scolastiche. Abbiamo scelto di concentrare una parte rilevante di questi emendamenti proprio per ripristinare quel contributo con il quale il Comune ha sempre consentito ai genitori di pagare una tariffa più bassa della mensa. Invece questa giunta ha deciso che non ci sono più soldi per questo obiettivo, quando invece le risorse vengono spese per altri fini. Quindi crediamo che sia necessario invece ripristinare un bilancio equo che possa consentire alle famiglie, ad esempio da gennaio, di pagare un giusto prezzo per mandare i figli a scuola dentro le mense scolastiche.